Bene, ritornati in viaggio con te. Abbiamo fatto una brevissima pausa pubblicitaria e vi ricordo che siamo qui con il nostro amico Daniele che questa volta ci porterà in Polinesia francese e in particolare a Morea, una bellissima isola appunto di questo arcipelago di isole della tanto Polinesia. Decantato, Abbiamo salutato Giorgio Zanella che ha dovuto scappare, ha guardato l'orologio, mi dispiace. Troppo tardi devo fuggire. Comunque, ciao Giorgio, grazie che sei venuto. Niente, adesso ti porto, perché sicuramente stai guardando, ti porto in Polinesia. Qui siamo qualche anno fa con Nicola, il mio compagno di viaggi, e siamo atterrati a Papeete dopo tante ore di volo facendo uno stop a Los Angeles. E niente, lì siamo atterrati nel cuore della notte e abbiamo preso subito a noleggio un'automobile. Infatti l'avevamo prenotata in precedenza proprio perché, sapendo che atterravamo verso le 2 o 3 di notte, chi c'è lì? Magari non troviamo la macchina, cosa facciamo, cosa non facciamo? Allora abbiamo preso una Ford Ka. Te la ricordi? La Ka, che adesso non c'è più. Anzi, c'è un modello nuovo, se non sbaglio. E niente, allora ci hanno atteso questi qui dell'autonoleggio e ci hanno dato questa macchina che era che è stata poi anche il nostro albergo per la prima notte, perché è praticamente un tirasoi sedil o un dormilè. Non volevamo andare in un albergo, anche perché costano un occhio della testa, la Polinesia è carissima. E niente, posto stupendo, abbiamo sfruttato tutte le 24 ore del noleggio datoci dall'automobile e abbiamo fatto tutta l'isola di Tahiti. Io era già la seconda volta che ci andavo e infatti non era tanto una sorpresa, mentre per Nicola lo era. Peccato che c'era un pochino nuvoloso quel giorno lì, anzi spiursinava, cioè piovigginava un pochino. E malgrado ciò, visto che ero in un paradiso, la barriera corallina, il mare calmo, io ho preso proprio le pinne, la maschera, anche se pioveva sono andato a farmi il bagno, tanto c'era un caldo boe, non era freddo, ecco. E lì ci siamo portati le biciclette Graziella, le famose 19 biciclette che io ho portato in giro per il mondo. Lì ne avevamo due, una io e una Nicola, che avevamo colorato in precedenza di fucsia, rosa, di tutti i colori, anche la catena addirittura l'avevo pitturata di giallo, se non sbaglio. Mi tolgo l'orologio perché faccio sempre così, involontariamente. Ti dà fastidio? No, visto che mio fratello Vanni me l'ha fatto notare, adesso me lo tolgo. E niente, allora decidiamo lì di prendere il battello per andare nell'isola accanto, che c'era un traghetto ogni tot ore. E con le nostre biciclette è fortissimo, perché pedaliamo sopra il battello, tutti si guardavano, dicevano: ma questi che di dove arrivi con che biciclette? Da dove arrivano con queste biciclette con le ruote piccole? Perché le Graziele hanno la ruota piccola. Laggiù sì, c'erano. Ma è già vuota e piena sì, con i pezzetti di bicicletta, giusto? Sì, praticamente. No, quelle le piegavamo, la Graziella la pieghiamo, l'avevamo avvolta con il nylon. E poi dopo, diciamo che lì era il primo stop di questo viaggio, dunque l'ho sfatta tutta e l'abbiamo montata. Dopodiché saremmo andati in altre isole e l'abbiamo consegnata, diciamo, montata, solo piegata, ecco. Allora, vediamo la prima clip, che vi ricordo sempre che è montata da Daniele, e poi la commentiamo.
me. Allora, raccontaci un pochino, Daniele, com'è la vita su quest'isola. Allora, voi, come al solito, usufruivate di alberghi a 5 stelle lusso. Sì, diciamo che andavamo a cercare da dormire praticamente degli alberghetti che costassero poco. Se non sbaglio, con 80.000 lire, in 40.000 lire a testa, abbiamo trovato un posticino da dormire, dei bungalow. Avevamo chiesto, mentre pedalavamo, a un locale che stava aggiustando il giardino: ascolta, ma c'è qualche alberghetto che costa poco così? Fa: guarda, lì avanti dovrebbe esserci dei bungalow, così è l'unico posto qui a Morea che è abbastanza abbordabile. Mentre se per caso non trovate, tornate indietro, dormite a casa mia, perché ci hanno visto con queste biciclette, ha detto questi che di porto sicuro. E invece dopo c'era il posto, abbiamo dormito lì, mentre gli alberghi belli, quelli lì, poi dopo noi pedalavamo dentro a questi, c'era il Beachcomber Hotel, molto bello, pensa che ci aveva il Dolphin Quest, che praticamente ci sono solo due posti al mondo, uno alle Bahamas, uno lì. Tre posti, e uno alle Hawaii, dove hanno i delfini dentro nella piscina lì dell'albergo, ma non la piscina proprio, sono dei pezzi di mare recintati dove puoi fare il bagno con i delfini. Cosa che a te è un pochino indigesta, perché lo so che tu sei naturalista. Preferirei vederli liberi, però libertà, mi però. Hanno spiegato che un delfino stava morendo, lo hanno proprio preso che stava morendo lì vicino. Lo hanno curato per giorni e giorni perché si era scottato la pelle e perché stava male. Lo hanno curato e tutto, e dopo lo hanno tenuto lì perché aveva perso la mamma e dunque chissà che fine avrebbe fatto. È nato in cattività, quindi. Sì, diciamo così. E per fare il bagno con i delfini devi pagare. Costava $100 americani ogni volta che facevi il bagno con i delfini, ma non da solo, con un istruttore che te lo fa accarezzare, te lo fa toccare. Ce n'erano tre o quattro, se non sbaglio, che facevano i salti, e tu eri lì. C'era tanta gente in viaggio di nozze, c'erano anche degli italiani, c'erano dei giapponesi, e niente, gente naturalmente facoltosa. E noi, niente, entravamo, godevamo di tutte queste cose, naturalmente il bagno con i delfini non l'abbiamo fatto perché era un po' troppo caruccio, però l'abbiamo visto. Va bene, allora andiamo in onda alla seconda clip.
allora, un vero paradiso terrestre, eh? Sì, cavoli. Mico, ti piacerebbe fare un girettino a Morea? Molto, moltissimo. Chissà che magari adesso, dopo il Botswana, l'Australia, eccetera, eccetera, ci farai un saltino. Ecco, dovresti fare un giro del mondo, un round the world, un mesetto. Esiste, no? Sì, sì. Come opzione, cioè un pacchetto di viaggio particolare, certo, che si chiama... Certo, con la Star Alliance. La Star Alliance è la compagnia che comprende anche la Air New Zealand e è quella compagnia che ti porta in Polinesia. Dunque, se tu con la Star Alliance fai un round the world, un giro del mondo, con le varie compagnie che comprendono anche la Singapore Airlines e la Air New Zealand, puoi fare benissimo stop sia in Polinesia francese che alle isole Cook, come poi abbiamo fatto noi, perché noi lì abbiamo viaggiato con la Air New Zealand. E, ti mai visto? Guarda, troppo bello. C'era anche quell'uccello gigantesco, si chiama la fregata, che è una specie di gabbiano, che però è un gabbiano un po' cattivello, perché non mangia i pesci. Lui mangia le uova degli altri uccelli, è diciamo il predatore degli altri, è il leone insomma dell'Africa, ecco. E è gigantesco, è un uccello che è un'apertura alare di 1,5 metri, però è molto bello da vedere perché è molto aerodinamico. C'era un delfino lì che l'hanno trovato, non dico spiaggiato, però era galleggiante, era molto malato, piccolino, grosso così era, e mi hanno spiegato tutta la storia, e quelli lì del Dolphin Quest lo sono andati a salvare perché si era già, era a livello dell'acqua e si era tutto scottato, disidratato la schiena, era tutto bianco, e loro l'hanno salvato praticamente perché la madre l'aveva abbandonato, non si sa per quale motivo, o forse era anche morta, chi lo sa. E niente, l'hanno poi dopo curato e guarito, e era uno di quei delfini lì che nel frattempo poi è diventato grande e gli avranno detto: oh, grazie, grazie che mi hai salvato, io adesso mi faccio accarezzare dai tuoi clienti. Va bene, continuiamo con l'ultima clip.
Allora, Daniele, dicevi appunto che la Polinesia francese è davvero costosissima. Facci qualche esempio. Io ricordo che una volta siamo entrati dentro in un negozietto per comprare un nuovo neuf cambrà, un nuovo cotto, insomma. 4.000 lire costava 2 euro, cavoli. Dicono che lì tantissime cose arrivano dalla Francia portate con i cargo, che ci mette un mese perché deve fare la circunnavigazione dello stretto di Horn. Ti immagini, dalla Francia che parte una nave prima che arrivi in Polinesia, che è dall'altra parte del mondo, nell'Oceano Pacifico, ha tantissime cose, magari, che ne so, le insalate, le verdure, riescono anche a coltivarle lì, ma la maggior parte, la carne, lì di mucche mica ne ho viste, dunque da dove arrivano le bistecche? Il pesce, quello sì, infatti era abbastanza, diciamo, abbordabile, e malgrado ciò, insomma, lì gli stipendi, ecco, quando andai lì, mi ricordo che un mio amico cuoco mi ha detto, oh, cavoli, chiedi là se ci hanno bisogno, che ci vengo a lavorare. E ricordo che all'epoca, adesso traducendo in euro, erano 4.000 euro, 5.000 euro al mese che prendevano i cuochi. Tu dici, sì, li prendono anche in Italia, cavoli, però deve essere uno chef, eccetera, eccetera, magari solo la stagione estiva. Ma là sono stipendi normali, dunque si guadagna bene, ma si spende anche tanto. E chi ha tentato di andare in Polinesia, se vai anche un tour operator qui in Italia, capisci subito che lì ci vogliono 2.000-3.000 euro per farti un 15 giorni laggiù. Ci sono anche delle navi da crociera, cioè, premesso che è caro, ma è bellissimo comunque, è un pochino da paragonare alle isole Seychelles. Ci sono 24 ore di volo, lì è un pochino, magari fai uno stop in California. Ecco, sì, è troppo bello, dai. Ecco, le casette bungalow che noi abbiamo visto, gli ultimi, erano proprio quelli dove voi eravate alloggiati. Sì, abbiamo alloggiato da Albert, chissà se c'è ancora, e erano dei bungalow carini, tra l'altro. Io non capisco perché costassero così poco e perché la gente non li trova. Se uno va su internet ai giorni moderni, ai giorni nostri, e vai a cercare cheap accommodation, che sono posti a buon mercato in Amorea, non li trovi questo Albert, perché loro non pubblicizzano su internet. Dunque trovi solo quelli che costano tanto. Il consiglio che posso dare io è: prendete l'aereo, andate là, e prenotate al limite la prima notte, certo sto dando consigli alle persone meno facoltose naturalmente, e poi dopo girolate un po', vedrete che trovate, costa molto meno, ecco. Però in campeggio non so se li lasciano campeggiare, ecco, non si può andare a campeggiare. Io ricordo che avevo chiesto, no, non ci sono campeggi qua, però può darsi anche che nel frattempo ne siano sorti, ecco. Ecco, tra le altre cose dicevi che dalla Francia partono aerei tutti i giorni. Sì, la Air France ha un volo giornaliero, Parigi-Los Angeles, Los Angeles-Papeete, con un bellissimo Airbus 340, con anche la Air Tahiti Nui, che è la compagnia locale, fa il volo da Parigi tutti i giorni. Dunque ci sono due voli giornalieri per Papeete, e che costicchiano, costicchiano anche lì. Cioè, tipo un volo, quanto può costare per andare in Polinesia francese? Lì si va sui 1.200 euro, qualcosa del genere, dunque... Già la partenza già abbastanza... la partenza ti dà una bella ammazzata, però se tu dici, se vado 1.200 euro, poi dopo là mi trovo Albert, Albert Bungalow, va bene, ecco, insomma, poi mangiare, mangi tanto pesce, dici non prendo le uova e neanche le bistecche, e va benissimo. Chiaro che se vai con un pacchetto turistico, c'hai tutto di tutto, vivi un viaggio di nozze, detto tra parentesi, però se vai lì accanto, che ci sono le isole Cook, che sono altrettanto belle, nella fattispecie vai ad Aitutaki, che è un atollo che è paragonabile a Bora Bora oppure a Morea, e costa molto meno, anche se fai solo 2 ore in più di volo, e si parla l'inglese lì e non il francese. Perfetto. Va bene, se tu dovessi dargli un punteggio a questa vacanza, a questo soggiorno... Allora, io ero con il mio amico Nicola, e lui, simpatico, mi trovavo bene, amalgamato, come ti dico sempre, un buon compagno di viaggi è una delle cose principali, e la Polinesia mi è piaciuta, e i delfini, hai visto, siamo andati a visitare questo posto, è troppo bello. Sì, un bel 9 glielo do, e non abbiamo speso tanto, perché con le nostre biciclettine non abbiamo dovuto prendere
insomma, mezzi pubblici e cose del genere. Allora, con questo bel 9 a Morea concludiamo questo viaggio. Se la regia è pronta, mandiamo in onda la fotografia consueta finale. Ecco, qui per collegarci sempre a Giorgio Zanella, che è andato via poc'anzi, abbiamo messo questa foto proprio, e c'è lui, Giorgio Zanella, e io, quello in rosso sono io, che era in zona bel sguassarote, perché eravamo con le tute antiacqua e siamo proprio ai bordi di Francoforte, appunto, arrivati. Come vedi, il mio motorino, il Garellino 50 VIP 4, 4 marce, è tutto imbaccuccato e pieno di la tenda, che la vedi in verticale rossa, e poi il sacco a pelo dietro, e anche il 50 a Garelli, il tubone, diciamo, della Malaguti di Giorgio, un cinquantino anche quello, e c'ha dietro nel portapacchi tutto l'occorrente per questo viaggio memorabile. Memorabile. Va bene, allora io... Ascolta, ma Mico, lo faresti un girettino in motorino così da pazzerello oppure no? Ma io sono un po' timorosa, Sei timorosa? Moto, motorino, però hai guidato il motorino. Ero più spavalda quando avevo 18-20 anni, adesso... Ma uno scooterino non l'hai mai avuto, non so... Ma giravo nei concorsi, ma comunque all'interno di aree un po' protette, quindi non sono molto sveglia a andare con il motorino, quindi non so se riuscirei a fare queste imprese, però sicuramente mi ammiro, perché a 18 anni, poi 17 Giorgio, a compiere un'impresa di questo tipo 20-30 anni fa, insomma, sì, è un'impresa L'82. Non da poco, sicuramente io non ci sarei riuscita. È stato il preludio di tanti viaggi. Una piccola cosa voglio dire, che Giorgio prima non ha detto, quel lavoro che facevamo quando ci siamo conosciuti, andavamo a dare via gli album delle figurine davanti alle scuole elementari, ti ricordi? Sì, sì. Tutti noi, bene o male, ci siamo passati, che c'era quel ragazzo che ti dava gratis un album delle figurine, e noi partivamo la mattina da Cappella con una Panda vintage e andavamo nella provincia di Parma, a Parma, poi a Reggio Emilia, Brescia abbiamo fatto, e ogni provincia e città ci mettevamo un mese. Alla mattina ci mettevano giù davanti alle scuole elementari, Giorgio quella scuola là, io nel paese accanto e così via. Poi dopo rifaceva il giro a prenderci, e noi avevamo dato via gli album delle figurine a questi bambini, tutti belli contenti, e guadagnavo pochi soldi per comprare.